Qui, Radio Londra. Aldo dice 26 per 1. Aggiornamento relativo all'assedio globale di questo pianeta. Molti canali YouTube che peroravano azioni di lotta concrete sono stati repentinamente chiusi. Gli occupanti del pianeta hanno un potenziale bellico di cui noi non siamo a conoscenza. Molto raramente trapelano informazioni riguardo all'utilizzo dei computer quantistici e dell'intelligenza artificiale. Con il semplice pigiare di un tasto, essi possono chiudere profili Facebook, profili YouTube. La resistenza continua strenuamente. Chiunque non riceva più informazioni dal proprio canale di fiducia è pregato di introdurre nella ricerca dei vari social eventuali parole chiave per ritrovare ciò che sta cercando. L'assedio non è fatto con armi, non è fatto con bombe, non è fatto con truppe. Questa è una guerra di bassa intensità con il massimo del danno. Vale la pena di raccontare cosa sta succedendo nella regione Liguria. Dopo 21 giorni dall'ennesima dichiarazione fatta da uno dei burattini al servizio degli occupanti del pianeta, il presidente di regione, aperta parentesi, si ricorda alla popolazione che la Costituzione italiana è tuttora attualmente in vigore. L'uso della nuova parola governatore è impropria, utilizzata ad arte per minare questa nostra Costituzione, innanzitutto con la neolingua. L'Italia è ancora unica e indivisibile e per ordinamento noi abbiamo regioni, non stati. Questa è la Repubblica Italiana fondata sulla guerra di resistenza al nazifascismo. Chiamare governatori i presidenti di regione significa indurre nel popolo più ignorante la convinzione che ogni regione è uno stato a sé. Ciò è eversivo contro la nostra Costituzione. Ogni giornalista, ogni fonte che utilizzi la parola governatore invece che presidente di regione sta commettendo un atto eversivo, meriterebbero il processo per alto tradimento alla patria. Torniamo quindi alle vicende della Liguria. In seguito all'ultimo DPCM del 3 di novembre, il presidente di regione Toti rassicurava la popolazione dicendo: benché noi siamo in zona gialla, essendo stati diligenti fin da marzo, senza dubbio continuando diligentemente a obbedire ciecamente e senza discutere, miglioreremo la nostra condizione fino a tornare alla normalità.
Nell'arco di 21 giorni la versione così cominciata è poi dovuta cambiare, perché d'imperio il Ministero della Paura, impropriamente denominato Ministero della Sanità, ha trasformato la Liguria in zona arancione. Di fronte a questo atto di palese violenza verso il presidente di Regione Liguria, la sua unica difesa è stata balbettare: non capisco perché, non capisco quali sono i criteri di suddivisione delle zone e dei colori. Ma di nuovo ha esortato la popolazione alla massima obbedienza alle nuove disposizioni sanitarie. La Liguria, la regione italiana col più alto numero di anziani, che ha per capoluogo Genova, la città in Europa col più alto numero di anziani, che voglio ricordarvi, sono quelli maggiormente colpiti dal cosiddetto fufavirus, ha fatto i compiti di nuovo diligentemente ed è passata da un valore di contagio di 1,5 a 1. A fronte di questo risultato, il presidente di regione ha nuovamente promesso alla popolazione che si sarebbe rivolto al Ministero della Paura, detto della Sanità, per farci tornare a zona gialla. Di fronte a questa promessa, i liguri diligentemente hanno servito ogni disposizione. Abbiamo abbassato l'indice di contagio a meno di 1. Siamo la regione italiana con il più basso contagio, anche contando morti asintomatici, finti positivi, anche facendo i tamponi a galline, conigli, cani, gatti, topi e uccellini. A fronte di questo risultato raggiunto dalla popolazione che spera, comportandosi come il secchione della classe, di ottenere finalmente la liberazione da questa ingiusta occupazione, il presidente di regione è tornato a fare dichiarazioni deliranti. Ora dice: sì, siamo stati bravi, siamo andati sotto l'uno, ora tranquilli, sicuramente ci passeranno a zona gialla. Se la popolazione ligure e genovese ancora così non capisce l'inganno, meglio sarebbe nascere lastra di amianto, si capirebbe di più. Non facciamoci illusioni, rimarremo zona arancione e forse, bontà loro, ci lasceranno zona arancione. Può darsi che per premiarci ci passeranno a zona rossa. La sensazione che ho è che sia una sconfitta della resistenza a questa occupazione su tutta la linea. La sensazione che ho è che tutto questo nostro parlare, compreso questo comunicato di Radio Londra, non sia altro che mettere fiocchetti, palloncini, fiorellini alla prigione. Dobbiamo spezzare le catene, non imbellettare la prigione. Meglio sarebbe,
se fossimo tutti posti sotto assedio come a Leningrado e Stalingrado. Il nemico era chiaro, sapevi da dove arrivavano i colpi di mortaio, sapevi da dove scendevano le bombe. La nostra situazione non ci permette di difenderci da un nemico che ha una potenza di fuoco soverchia. Stanno trapelando informazioni circa la potenzialità dell'intelligenza artificiale di produrre sui social commenti similumano. Non abbiamo più neanche la certezza che quando vediamo un account, quando leggiamo dei commenti, questi siano realmente prodotti da esseri umani. Ma esistono ancora esseri umani? Io ho l'impressione che esistono esseri. Ho l'impressione che esistano creature perché sono state create e quindi il termine creatura si riferisce alla creazione, ma non esistono più creature umane. La situazione è davvero drammatica. Qui, Radio Londra, Aldo dice 26 per 1.